YouTube, ben ritornati sul mio canale. Oggi un nuovo video, parliamo di piante di potatura. Siamo ormai in inverno e vi volevo far vedere le mie piante di gaura. In questo caso qua abbiamo una gaura variegata bianca. Oggi è arrivato il momento di potarle. A dire la verità, le potrei lasciare così sino alla primavera, magari anche febbraio, marzo, e poi fare una potatura e farle ripartire. Le temperature si sono abbassate tanto e io direi che è arrivato il momento di potarle. Quindi non faccio una potatura drastica, ma le andrò a dimezzare, in quanto poi vado a scoprire tutta l'aiuola e sicuramente arriverà il momento di pulire le erbacce che usciranno, in quanto adesso questi cespugli non fanno entrare la luce e quindi non si sviluppano le malerbe. Quindi sicuramente aprendo e facendo entrare la luce si sviluppano le infestanti, però non è un problema perché andrò a ripulirle. Le vado a potare in quanto poi il prossimo anno diventeranno ancora più grandi. Adesso vado a potarle, a pulirle un po' e le lascerò così poi per tutto l'inverno. Ho qua le mie forbici, in questo caso uso delle forbici automatiche, possiamo farlo con le forbici che vogliamo, e andiamo a tagliare tutti i rami. Vedete? In questo caso sarà proprio una capitozzatura, non saranno dei tagli di ritorno, vedete? La gaura è una pianta molto resistente e si adatta a formare un cespuglio molto grande. Le vado comunque a potare perché man mano che crescono si spezzano, capita spesso che tendono ad appesantirsi e poi vanno a spezzarsi, quindi vado anche a eliminare quei rami che si sono rotti. Vedete, questi sono enormi. Ecco qua. Vedete, non la spunto più di così per il momento, la lascio così e poi vado a eliminare tutte le erbacce che ci sono cresciute sotto, tra cui anche del prato, in modo che poi mi vado di nuovo a definire meglio l'aiuola. Quindi diciamo che la potatura si può fare durante l'inverno oppure si può fare anche prima della ripresa. Se la facciamo d'inverno, poi quando arriva la primavera una bella concimata e partono subito. Quindi magari se ritardiamo invece in primavera a potarle, può capitare che poi vadano un po' a rilento e poi comunque ripartano. Ora a me interessa tenere questa chioma qua, perché poi dietro c'ho le piante di filirea che faranno una siepe. Però comunque devo coprire bene, in quanto qua in questo terreno ho avuto molte difficoltà per piantarle, perché come sapete c'erano le acacie, ci sono molte radici e ho dovuto mettere proprio piantine molto piccole. Quindi procedo a potare anche questa. Magari infilo meglio dentro. Ecco qua.
Generalmente io le poto quando non fanno più il fiore, quindi solitamente dicembre, fine dicembre. Contate che qua in Sardegna la fioritura è molto lunga, arriviamo anche a novembre ad averle ancora fiorite. Poi comunque adesso si stanno anche spogliando, stanno perdendo anche le foglie, stanno rimanendo soltanto gli steli. Quindi non mi piacciono e le voglio potare così. Niente, quindi diciamo che questo era un breve video per farvi vedere come poto le gaure. Visto che me l'avete chiesto in tanti, vi volevo proprio far vedere questa operazione qua. Quindi una volta potate si lasciano così e via, si passa l'inverno. Con questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, vi aspetto con un prossimo video, vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube, attivate la campanella per le notifiche, per essere sempre aggiornati sui miei video, e se volete pagina Facebook e Instagram Greenhouse Italia. Ciao e alla prossima!